Bene, cari amici dell'altra campana, un buongiorno a tutti voi e inizia questa nuova serie di puntate, appunto l'altra campana, una voce stonata, fuori coro, operaia ma chiara e comprensibile. E poi vediamo, adesso parleremo naturalmente di territorio e siamo qui, il primo che bussa la nostra campana è proprio Tommaso Gentili. Ciao Tommaso. Ciao. Chi è Tommaso Gentili innanzitutto? Tommaso Gentili? Cioè, fa il consigliere a Mercatello sul Metauro, si era candidato poco più di un anno fa alle elezioni comunali, le ha perse, quindi ora fa... Fantastico, allora sei perso. Il ruolo di opposizione in questo caso, ecco. Okay. Però mi interessa insomma delle politiche del territorio perché coinvolgono non solo il mio comune ma tutta la vallata in termini lavorativi, in termini di infrastrutture, in termini di sanità e di spesa pubblica. Ok, allora diciamo che l'abitudine della campana sarà questa, no? Che uno ci fornisce anche un titolo, ovviamente se la persona bussa la nostra campana, se invece campana non ce n'è ce l'andiamo a cercare noi per i fatti nostri. E in questo caso il titolo che mi hai dato, il territorio che non c'è. Esattamente. Ma come non c'è? Siamo nel Montefeltro. Qui un territorio che c'è in termini forse fisici, in termini geografici, non c'è un territorio che però non trova una coesione in termini di gestione della cosa pubblica. Non c'è coesione, non c'è unità anche nelle cose che universalmente riteniamo le più importanti. Andiamo a parlare di termini infrastrutturali, andiamo a parlare di ospedale, salute, ospedali pubblici e salute, possiamo parlare di istruzione, ma possiamo parlare anche di scelte intercomunali sulla gestione dei rifiuti. Quindi scusami, tanto, allora, non c'è unità. Questa valata non ha unità neanche all'interno dei propri comuni? Cominciamo dal... all'interno dei propri... oddio, sì. Ni. Praticamente... Maggioranze e opposizioni dialogano tra di loro? Ma questa è una cosa che varia da comune a comune. Io devo dire che insomma se la maggioranza ha qualcosa da dirmi io le ascolto e loro fanno lo stesso. In altri casi mi raccontano di altri comuni che praticamente si parlano solo tramite dei manifesti. C'è un comune vicino al mio insomma che solo tramite le accuse, sì, tramite insomma, grandi 50% attaccati. Ho capito, mentre invece la situazione diventa più critica se la situazione si va a allargare. Sì, se si parla di vallate, se si parla di vallate o gruppi di persone, ma entrambi, nel senso che quando ci sono gruppi che fanno sia che fanno politica, che fanno comunque che cercano di dare una direzione al territorio e che si vanno a scontrare con altre persone, cioè questa è la politica, si vanno a scontrare in termini dialettici, in termini di azioni politiche contro un'altra serie di gruppi, uno o più gruppi, questa coesione ovviamente non si trova più. Però qual è il discorso? Se diciamo che questo è il bello della politica ci può anche stare, se poi diciamo che però ci sono una serie di azioni che vanno contro il benessere comune, non tiriamo fuori il bene comune, ma il certo, benessere comune. Il primo problema è la progettazione, no? Quindi se non dialoghi non fai neanche i progetti, cioè almeno il primo input. Sì, ma che poi ecco, sai, che, per farti un esempio, scusate, nella provincia hai 59 comuni, dovrai cercare anche che avranno diverse anime, dovrei cercare anche di metterle d'accordo il più possibile su una serie di questioni che sono di vitale importanza.
che ne so, vogliamo discutere di qualcosa, a parte forse il discorso che i 59 comuni saranno qualcuno, scusate, di meno, però forse a dicembre ne spariscono un paio. Però ecco, possiamo parlare del discorso della sanità, su come ci si intende muovere, se vuoi. E lì non c'è unità, cioè lì non c'è un territorio che non trova unità. A me mi sembra, unità. Scusa, un sulla sanità che non c'è proprio dialogo. No, non c'è nemmeno, no, c'è, la direzione è una e io ho assistito, chi la segue bene e chi non la segue. Io proprio sulla sanità mi incontro, quella famosa intervista, no, che qui se ne è parlato, dove praticamente c'era solo il sottoscritto, anche se poi in realtà c'era Tele 2000, c'era anche un giornalista. Sì, io ti ho difeso pubblicamente, eravamo in tre, una volta, ecco, dopo, dove oltretutto poi mi si permetta questa cosa, questo piccolo spunto anche un po' disgraziato, nel senso che si vanno a fare anche la foto dove ci sono solo io, ti viene istintiva la battuta, no? te la sei andata anche a cercare un attimino, ma la cosa triste è stata questa, che E lì si è voluto dare un messaggio di sindaci uniti. A me in realtà mi è sembrato che hanno condotto tutto un 2-3 sindaci, e c'era un discorso politico da dover fare, per esempio il discorso dell'ospedale unico. Io sono sicuro al 100% che se andassimo a sentire ogni singolo sindaco, forse qualche differenza ci sarebbe. Ecco. Per cui si è cercato di dare un messaggio unito, ma di unito non c'era nulla. Ma sì, si è voluto dare un messaggio sicuramente di unità delle amministrazioni, ma che poi dopo queste unità delle amministrazioni corrispondessero con il sentimento popolare, il sentimento delle persone, io non avrei qualche dubbio su questa cosa, anche perché poi dopo da quella famosa riunione quella volta organizzata dal PD a Sasso Corvaro c'erano sentimenti contrastanti, c'erano dubbi, c'erano dei problemi, insomma, che sono sorti. Questa cosa, ed è quello che mi fa sospettare. Scusami, ti posso fare una domanda, poi entriamo nel sì. Però mi viene proprio dal cuore. Ma secondo te perché un sindaco oggi, ecco, il Movimento 5 Stelle ha mille difetti, no? Ma una cosa buona c'era, quella di apriamo le scatolette, quindi apriamo i comuni e quindi il dibattito diretto col proprio cittadino, che poi lo sappiamo, il cittadino magari non partecipa, ma almeno provaci, no? Perché e dalle nostre parti non c'è questa buona usanza di fare di tanto in tanto qualche assemblea pubblica e discutere le cose importanti? Da voi si fa a Mercatello? No, se ne fece una per una discussione, mi ricordo, sulla piazza del paese, perché cambiò il disegno della piazza, quindi però fu richiesta una richiesta popolare, fu la popolazione che richiese un incontro, poi dopo giustamente il comune lo fece, però ecco, cioè non c'è appunto questa richiesta, io devo dirti, forse da noi ce ne sono state anche diverse, dopo ci fu un consiglio comunale aperto sulla superstrada, sulla E78, quindi devo dirti che un minimo perlomeno, ecco, no, io ci per sono mia esperienza personale, cose. Però posso dirti, sai perché c'è questa tendenza ad evitare? Semplicemente secondo me perché l'amministratore, il sindaco, l'assessore di giunta pensa una cosa, pensa la popolazione ci ha votato, noi abbiamo vinto, quindi siamo i legittimi rappresentanti, gli esponenti, sì, del comune, abbiamo il diritto di poter decidere per conto della popolazione. No, io penso che una volta questo discorso io me lo fece un amministratore, non mi si voglia, è quello che sì, dico. Sì, questo è il sistema che io chiamo il sistema Dimini, io non ho problemi a fare nomi e cognomi. Il sistema? Dini, sindaco di Lunano, cioè assolutamente non è un segreto, c'è una cosa, ci siamo scontrati molte volte proprio sul sistema, cioè tu mi dai il voto, è legittimo, attenzione, tu mi dai il voto, io lavoro per 5 anni, se poi dopo 5 anni ho lavorato bene mi riconfermi oppure vai a casa. Io penso che oggi ci sia un po' più di voglia, perché attenzione, la gente non va ma più a votare, quindi devi anche istigare la tua gente, rischio di devi quel dare tipo un di motivo, politica, no? Sai qual è che se magari chi ti ha votato poi ha qualcosa da esporti, e non è che un singolo, magari sono diverse decine di persone, centinaia in base al tipo di comune che tu gestisci, poi ti deve dire qualcosa e tu poi non li ascolti, quella è una cosa che ripaghi subitissimo. Certo. Ti faccio un esempio adesso, quel discorso di Monbaroccio dell'incorporazione dei comuni. Molte persone che votarono il sindaco che ha scelto di fare in modo che Monbaroccio venisse incorporato a Pesaro, si stanno pentendo e poi te li ritrovi contro.
certo, da quel certo, certo punto di vista. Certo. Dopo, in termini elettorali è deleterio, cioè è vero, dopo ritorni alle urne, in quel caso no, perché se passa l'incorporazione di Monbaroccia a Pesaro non torneranno alle urne, però se tu infatti, dovessi tornare alle urne paghi le conseguenze in maniera enorme. Secondo me è una cosa abbastanza inutile, no, questo tipo di sistema, perché... Perché alla fine se tu coinvolgi il tuo cittadino, tanto alla fine le scelte sono quelle, non è che ci si può fare molto, no? Intanto può darsi che il cittadino ti offre anche qualche input in più, ma a prescindere da questo, se tu coinvolgi il tuo cittadino, tu sbagli, hanno sbagliato tutti, non sei neanche criticabile dopo. Sì, ecco. L'avevamo deciso in quella riunione e per coerenza abbiamo seguito quella strada su questa determinata azione, cioè, capito, normale. Ancora, cari amici, ancora non abbiamo preparato lo studio, in realtà non è qui lo studio, è di sotto, però siccome c'è stata questa improvvisata, diciamo, questa è anche una puntata magari numero zero, questa è una puntata test, diciamo così. Sì, sì, no... Ecco, è ovvio, sì, è anche una sorta di distribuzione delle colpe. E poi, scusa, però, non poi so colpa come non dirtelo. È perché aspetta, comunque non tu so sei... come dirtelo, per questa sì. È l'altra campana. Ma quando metti le tagli qui si sente tum nel microfono. Scusa, te lo dico in diretta. No, non lo puoi sapere perché non hai le cuffie. Facciamo l'altro tavolo. Allora ci metterò qualche campana. Sì, io poi suoneremo adesso. No, cercherò di essere più soft. Allora, più delicato, siamo bruciati 10 minuti. Perfetto, ne abbiamo ancora 20. E ormai c'è la moda del mezz'ora, no? Sì, lo standard è anche oramai, uno standard ormai televisivo. Vabbè, noi siamo TV, ce ne possiamo anche fregare, però, sai, rispettiamolo. E mi veniva in mente una cosa, noi qui ci siamo visti perché abbiamo parlato di E78, a proposito, c'è qualche novità? Novità, oddio, poche novità, ma sostanziose, credo, almeno per quello che mi riguarda. Ieri ho avuto modo di parlare con il consigliere regionale Biancani del Partito Democratico, lui è originario di Pesaro, ed è il presidente della terza commissione, che è la commissione ambiente e infrastrutture, la terza commissione permanente della regione. Mi ha dato tramite una posta certificata, mi ha telefonato molto gentilmente dalla regione, mi ha spiegato una serie di cose, insomma, più interessanti. Cioè, allora, che molto probabilmente vedremo un progetto preliminare, come si dice in questi casi, parlando, scusa, ma io mi viene da ridere quanto si parla di E78. Sì, infatti adesso è un po' come vedremo qualche unico, cosa entro la fine storica. Dell'anno, mi ha detto che verrà proposto, verrà anzitutto elaborato da ANAS, in questo caso da ANAS, e poi dopo proposto ai sindaci, alle varie assemblee di territori, se sarà necessario. Sono anche disponibile a parlare con fare assemblee con i territori, ovviamente non è che ne faranno una comune per comune, ma mi hanno detto che qualora ci fosse anche necessità, dopo aver consultato le amministrazioni, di andare a parlare con le popolazioni, lo faranno. Biancani ha dato disponibilità per andare giù anche da lui a discutere di questa cosa. Questo progetto cosa può prevedere? Mi hanno detto, in soldoni ha detto Nencini, il vice ministro delle infrastrutture, ha detto che... per quest'opera ci sono all'incirca 1,2 miliardi di euro, di cui però mi sa 200 e qualcosa sono già impegnati sul tratto toscano, perché qui si parla da Fano a Grosseto, non si parla, non spezzettiamo più la cosa, ecco. Quindi di questo miliardo un 700-750 milioni dovrebbe essere impiegato nella provincia di Pesaro, che è quella che è tra virgolette la più bisognosa. Quindi fondi già pronti? No, sarebbero disponibili, stanziati sono già 200 e passa, questi qui che dicevo in Toscana, perché sono già proprio operativi in termini di lavori di costruzione. Okay. E gli altri bisogna vedere come si devono spendere. Allora, mi hanno detto che sarà una cosa molto molto a risparmio, ecco. Non è possibile fare le famose varianti nei paesi, e io mi chiedo infatti là che tipo di infrastruttura vorranno, perché devo capire se il traffico come verrà fuori, e faranno il raddoppio della galleria della Guinza. Prima cazzata. Sì, ecco, secondo me io ti dico, inutile fare una superstrada in galleria e poi dopo abbiamo una statale trattino mulattiera scendendo a valle. Tanto uno lo vede, passa a Sant'Angelo, davanti alla zona industriale a Sant'Angelo, con l'incrocio che c'è con la pedemontana, e vedi che mezzogiorno e un quarto è pieno di macchine. Cioè, con una galleria se ne andrebbero via i soldi. Praticamente 400 milioni, si parla di 400 milioni, paradossalmente
E beh, c'è anche il problema prima. Cioè, guardiamo al contrario, da Mercatello verso Grosseto, no? Sì, cioè, beh, lì più praticamente penso che i famosi, cioè adesso io vado per intuizione, questo non c'è, mi è stato detto, però quello che rimane costerebbe, tu lo sai? È una corsia, no, non ti so dire, ma secondo me cosa faranno? Faranno le due gallerie e poi dopo si riunirà tutto in una strada statale, una che scenderà a valle alle 45 e dopo non so se sarà poi dopo quella famosa strada che abbiamo già visto in pratica. No, sarà una strada ex novo. Devo dedurre ex novo, ma non si sa niente, perché io poi un pochino Biancani l'ha raccolto il mio sfogo, perché gli ho detto: guardi, qui stiamo navigando tutti nel buio, e sono all'incirca, adesso le parole non erano proprio quelle, se io devo andare a cercare degli articoli di giornale o dalle riunioni fatte del Partito Democratico lì, come hanno fatto l'ultima volta a Fermignano, cercare di capire delle cose che poi non si va a parare da nessuna parte, si metta nei miei panni che ho la guinza sopra casa, io come mi devo comportare? E infatti un attimino ha anche compreso questo fastidio, questa sorta di fastidio, perché è questo. E mi ha detto, infatti, insomma, mi ha detto: pazienta, perlomeno pazienta fino alla fine dell'anno per vedere cosa bolle in pentola. Perché anche io ne ho presente, noi non è che abbiamo delle carte in tavolo, so per sommi capi qual è la direzione. E poi gli ho fatto notare il discorso, secondo me, del raddoppio della galleria, che non è potenzialmente forte, ma ha detto che il ministero ha scelto quindi così. Scusami, le novità oggi sarebbe queste, soltanto si potrebbe fare qualche bricio, punto. Sì, sono 700 milioni che verranno spalmati lì. Secondo me mi hanno detto che però la priorità la darebbero al lotto funzionale, quello che va da quello che passa per Cannavaccio, tutti lo conoscono. Ma allora è meglio fare quello, scusa, che serve subito. Ma infatti, no? quello dovrebbe essere il primo nel mirino. Perfetto. Dovrebbe, da quello, quindi che il collegamento praticamente da Cannavaccio a Fermignano, quindi un collegamento Urbino si, già si risolverebbe, sì, sì, un pochino. Penso poi anche quel pezzettino chi va verso Fano risparmia quei 5 minuti, 10 minuti, ma soprattutto che si toglie si toglie il problema del traffico a Cannavaccio, almeno quello è sensato, io so, certo, che è molto problematico, certo. Quello lì sembra dovrebbe essere nel mirino, appunto, soprattutto a due corsie, come fosse una superstrada classica, la prosecuzione fino a là siamo, sì, tutti il classico progetto, perfetto, che tutti conosciamo. Il costo non lo sai, il costo del singolo lotto no, perché si darebbe da estrapolarsi, da avanzerebbe qualche briciola, sicuramente. Io penso che lì ci scapperebbe non so quanti, ma meno 200 milioni lì ci vanno, 200-300 milioni lì, e quindi se si dedicano già lì. Mi ha detto: guarda, mi ha detto, tante grosse operazioni non se ne fanno, tante. Sì, sì, sì. Non possiamo fare dei bypass. Andiamo a pezzi. 4 miliardi erano 4 miliardi del progetto di prima, aspetta, e quindi abbiamo uno. Andiamo a pezzi. Scaricare il traffico sulla circonvallazione di Fermignano diventerebbe un macello? Già è leggermente problematico. Fermignano poi ne paga di meno, per dire. Urbani e Sant'Angelo in Vado, per dire, di più. Pagherebbe. Sebbene siano più a monte, quindi essendo più a monte avrebbero meno traffico, però meno, dopo traffico. Dipende dal tipo di infrastruttura. La circonvallazione di Fermignano è più ad ampio... Non c'è un modo, in qualche modo, non dico una stupidaggine, lo so, per limitare il traffico, cioè fare questi pezzettini, rendere operativa questo benedetto passaggio della guinza e in qualche modo far sì che non sia un collegamento, un'arteria, diciamo, di traffico a livello nazionale, ma un po' più locale. Ci sono delle strategie? Forse il discorso sarebbe turistica, cercare, diciamo, perlomeno far arrivare, adesso siccome il grosso del traffico è da Sant'Angelo in giù, sarebbe trovare un modo per fare magari... distribuire il traffico non solo sulla vallata dell'Alto Metauro, ma poi sulla vallata del Foglia, facendo forse quel pezzettino di pedemontana che io chiedo a gran voce, e magari distribuirla dall'altra parte, nella zona di Piobbico, eccetera, migliorando quelle strade che c'è. Cioè, il pezzettino intendi togliere quelle curve, no, che collegano la galleria? Secondo quella me sarebbe sì. Un'altra cosa intelligente, ma lì, perché poi certo. C'era già ti dissi l'altra volta, c'era già il progetto, c'è già, e dovrebbe anche darebbe anche un sollievo, perché quella è gestita, mi pare, dal comune, quella strada. Un comune, una strada del genere, fa fatica comune di Sant'Angelo, fa fatica a gestirla. Poi dopo, una cosa che dovrebbero fare prima della guinza, prima della superstrada, prima della pedemontana, sarebbe il ponte dei Conciatori a Urbania. Quello dovrebbero farlo subito. No, parliamo di 1.200.000.000 di euro, e poi non ci abbiamo 2 milioni per finire il ponte. Ci sono due frane. Una Macerata Feltria, sì, e l'altra a Carpegna, c'è, cioè, il Carpegna San Sisto,
che quelle sono altre due indecenze, quelle sarebbero delle cose da fare subito, subito. Sì, ci vuole, secondo me ci vuole un piano nazionale su questa cosa. Ci vuole, innanzitutto ci vogliono dei progetti, ne abbiamo già parlato l'altra volta, chi vuole vedere la puntata, poi sì, adesso sì, vi scrivo in sovraimpressione come trovarla, vi metterò le indicazioni per il link. E, è ovvio che ci vorrebbero dei progetti, bisognerebbe parlare di pedemontana, anche se abbiamo visto potrebbe essere un po' invasiva. E adesso un attimo dalle strade alle macro regioni, cosa c'entrano? C'entrano. Perché? C'entrano. Perché c'entrano? Perché allora adesso c'è questo nuovo polo, questa cosa, vabbè, si sapeva che c'è un'area, una certa area di andare verso l'Umbria da certe zone, questo è scontato, è risaputo, come c'è una fortissima area di andare in Romagna da queste zone qui dove siamo, dal Montefeltro, e ci sono queste varianti strane, Ricci, che vuole andare in Umbria. Sì, questa ecco, è una cosa incredibile. Dopo mandiamo, ecco perché mandiamo sto Ricci con la E78. Non è che, questa è la domanda che vorrei dire, ecco, non è che con la scusa della E78, cioè... Ma già Ricci questa idea ce l'aveva dal 2009, lui voleva fare il coordinatore dell'amministratore del centro Italia. Mi hanno smentito, mi hanno detto assolutamente non è vero. No, la macro regione non è una fusione tra regioni, è semplicemente l'utilizzo di uno strumento europeo come un euro regione tra le regioni della fascia centrale, ovvero Toscana, Umbria e Marche, per ottenere finanziamenti e fare strategie a lungo raggio tutti insieme, in termini infrastrutturali prima di tutto, perché è la cosa più evidente e più certo, visibile. Certo. Ma io, quando si parla di macro regione, si parla di questo. Ti ricordi c'era anche Maroni della Lombardia, diceva facciamo la macro regione del nord, ma non era una fusione tra regioni, anche perché lì ci sarebbe un passaggio costituzionale che la metà basterebbe per far tribolare parecchi, insomma, di quelli che prospetterebbero una maxi fusione delle regioni. Se poi dopo Ricci vuole dire Matteo, in questo caso il vicepresidente del PD, vuole dire quello che vuole, è liberissimo di farlo, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo una legge costituzionale. Certo. Nel senso, ricordiamoci che ancora stanno tribolando per cambiare il sistema elettorale e togliere i senatori in regione, ancora in regione, in senato, immaginati insomma un altro passaggio, ecco, per fare una a fusione. Proposito, a proposito, io ho sentito il segretario proprio di Marasut, il famoso progetto delle macro regioni. No, questo è più un progetto. L'ho voluto chiamare. Non di macro regioni, però di nuovo assetto regionale, assetto che è diverso. Regionale, e qui, sì, scusami, assetto regionale, no? Portarle a 12, sì, eccetera. E ho voluto sentire lui perché mi ha incuriosito questa cosa. A un certo punto qui è diventato tutto un andare in Umbria, no? E ho voluto sentire il segretario. E lui mi ha detto che in linea di massima tutta la discussione politica si sta spostando su cose sbagliate, perché innanzitutto la provincia li è e li resta. Sì, sì. E in effetti questo infatti è vero, sono tutte, no? Le stesse idee, non vengono spezzettate le regioni ma non le province, ad esempio. Esatto. Se tu guardi quindi la cartina. Quindi non cambia nulla a livello di provincia. Quello che cambia ovviamente viene semplificata è la gestione regionale. Quindi io ho fatto presente, cioè gli ho detto l'acqua calda, nel senso che poi in realtà qui le discussioni non stanno andando in tanto per discorso territoriale, un po' come le fusioni, no? Tanto invece per un discorso di potere politico, né più e né meno. Purtroppo questa è la verità, no? Sì, sì. Però adesso, obiettivamente, se ce la facciamo proprio in poco tempo, secondo te qual è il legame tra le Marche, no? E l'Umbria, quindi Toscana, nel progetto 1, diciamo così, e quale, no, sì, tra la provincia di Pesaro, scusami, in maniera specifica, e l'Umbria, e quale tra la provincia di Pesaro e la Romagna. Beh, non so sulla Romagna c'è un discorso culturale, c'è un discorso che tanti dicono il contrario, attenzione. Ti spiego, se qui comunque scatenano l'inferno. No, che insomma, che ci siano stati i Galli Senoni che sono arrivati fino a Senigallia, quindi al confine della provincia di Pesaro, quindi all'inizio della quella di Ancona, e che se noi si abbia una parlata, io ti dico, quando sono passo ogni tanto a Firenze e mi dicono tu sei di Bologna, sei di Imola, di dove sei, di quella zona lì, ci sia un discorso di parlata, quello è scontato, una parlata che poi comunque più nordica, più, la zona di Gabicce, Gradara, Pesaro anche, Graviti sulla riviera romagnola è altrettanto fuori discussione.
Poi dopo c'è anche chi ti parla di Umbria, perché la regione, la provincia di Pesaro è confina, cioè, con almeno con tre regioni e uno stato, quindi immaginati. E noi, per dire, il mio comune confina vicino con con la Toscana e con l'Umbria contemporaneamente. Ecco, tu di Mercatello, ecco, tu persona, ti senti più vicino alla Romagna? O la Toscana? Io personalmente no, Toscana no. Sulla Toscana no, perché anche perché sai che la Val o non ti senti vicino da nessuna parte. Insomma, io no, ma perché punto. Siamo. No, il problema è che mi sentirei se dovessi farti un discorso così a pistola puntata vicino. Un referendum dove vicino tu scegli. Alla Romagna, io personalmente. Però so che ci sono persone che per interessi economici, ma per parentele, per abitudini, ma perché gli piace anche di più, hanno a che fare con l'Umbria, più raramente con la Toscana, perché comunque ecco la Toscana invece il fenomeno c'è Cagli, Piobbico, perché sono loro, perché sono più vicini, c'è una vicinanza, quindi... è una vicinanza. Tra l'altro, se tu pensi che Gubbio e altri comuni lì vicini una volta facevano parte della provincia di Pesaro, parliamo di 800 e infatti è un articolo recente dove io ho fatto un piccolo test, l'ho fatto apposta sulla pagina di Cagli, non so se non sei di Cagli, una pagina di queste, e ho fatto la stessa domanda che avevo fatto nel Montefeltro, dove la risposta è stata 8, cioè su 10 piccolo test, 8-2. Su 10 praticamente 8-2, no? Tutti per la Romagna, di là esattamente il contrario, esattamente il contrario. Ecco. Ma quello che aspetta, perché questa è la cosa che io devo capire, l'accordo, ovviamente non è un accordo... per andare in Umbria, eccetera, però una serie di collaborazioni tra Gambini, quindi Urbino. Quindi è interessante capire quale potrebbe essere il rapporto tra Urbino e un'eventuale Romagna, o tra Urbino e un'Umbria, perché Urbino è importante, spesso si parla di capofila. Ma secondo me Urbino ci guadagnerebbe comunque, da quel punto di vista io non credo. Dove? Che ovunque, se ci fosse un discorso di Umbria, sia che ci fosse un discorso di Emilia Romagna, perché con l'Emilia Romagna potrebbe parlare col discorso culturale di Malatesta, di Montefeltro, di quella, beh, come termini, con Emilia Romagna potrebbe fare un asse con la Romagna, Rimini, diciamo. San Marino, Montefeltro in generale, sì, Urbino un bel, anche Pesaro, sì, Pedro anche, cioè, fa a quel punto bel, sì, che, ecco, assolutamente potrebbe fare di là, potrebbe parlare sempre in termini culturali con il discorso di Gubbio e quindi tutto il discorso del territorio del Montefeltro e attaccarsi lì. Ma io vedo che soprattutto Gubbio, ecco, e forse la zona di Gubbio ha meno di Umbro rispetto a quello che io mi aspetto in Umbria. Comunque ho parenti a Perugia e conosco, a me Gubbio mi sembra un po' Toscana, mi dà un ma po' una, di è una via di me, ecco, una sorta di via di mezzo, anche perché comunque sono abbastanza isolati anche rispetto all'Umbria stessa, capito? Hanno per percorsi, a parte 3-4 comuni lì accanto, per arrivare a Perugia sono abbastanza distanti, hanno per andare nelle 45 hanno una strada, ecco, che non è esempio, molto subito agile. Dopo Mercatino, Borgo Pace, no? Andando Mercatello, in su, Mercatello, scusami, Borgo Pace andando in su, e io lì mi sembra un po' Toscana, cioè conoscendo la Toscana, cioè, certi ambienti, mi dà in mente, cioè, questo ambiente già più... D'Alpi, dai, sono sì, Appennini, no, però Appennini, hai capito, da montagna, è già una, ci sono le Marche molte... sono, diciamo, in generale, no? Colline, più eccetera, colline, quello però è già un ambiente... Però se vai nella zona, nella parte più bassa delle Marche, ti posso raccontare dei Sibillini, comunque, o non li conosco, della zona, che ne so, anche intorno a, non mi ricordo, a Fabriano, la montagna, c'è molta montagna nelle Marche in generale, quindi per la persona che viene da fuori parlare di montagna da noi, cioè parlando di Marche e montagna, verrebbe naturale. Poi dopo uno ci deve vivere e deve certo. Cercare di capire tutto. Io, secondo me, è più un discorso economico-culturale che in termini di geografia fisica e orografica. Thank you.